tasse e tutto quello che. Noi siamo molto molto preoccupati e devo dire come sindaci di tutta Italia anche un po' arrabbiati perché insomma, noi stiamo subendo con grande spirito di responsabilità istituzionale e con la fascia tricolore sul petto dei sacrifici e dei tagli che sono insopportabili non tanto per i sindaci ma per i cittadini che rappresentiamo. I tagli sono pesanti, le tasse che ci vengono imposte sono tante. Le politiche per il lavoro non si vedono e il governo decide di mettere una tassa che si chiama IMU. La cosa che io trovo scandalosa è che parte di questa tassa che ci viene imposta vada allo Stato e quindi non ai comuni e ai cittadini. Almeno tagliate, mettete una tassa e fate in modo che il ricavato di quelle tasse vada nei servizi per la città, perché poi questi soldi pubblici che si vedono sparire ogni volta dalle inchieste giudiziarie fanno aumentare la rabbia. Ogni volta poi dobbiamo leggerci il giornale, da una parte vediamo dove i soldi pubblici vanno a finire, dall'altra parte vediamo i tagli e sono i sindaci d'Italia, non solo i sindaco di Napoli o del Mezzogiorno, di tutta Italia, che ogni giorno incrociano gli occhi della disperazione nelle strade della nostra città. Quindi ci vuole un grande rispetto reciproco. I sindaci rispettano il governo e il governo deve rispettare i sindaci. Grazie. Arrivederci.